Road to Civil Week ci sta accompagnando alla prossima edizione della Civil Week che si svolgerà a Milano dal 9 al 12 maggio con dal titolo La Costituzione siamo noi e ogni puntata di queste tappe di avvicinamento ha un tema che affronta e approfondisce insieme agli ospiti. Questa puntata è dedicata alla filantropia e agli scopi degli enti erogativi come Fondazione Comunità Milano. Per questo sono andata a incontrare il presidente Carlo Marchetti. Buongiorno Presidente, anzitutto due parole o anche più di due sulla filantropia che è il tema insomma che definisce l'attività di Fondazione Comunità Milano e che è il tema di questa puntata di Road to Civil Week. Buongiorno, grazie mille. Beh, la filantropia ormai è diventato e deve diventare sempre di più un pilastro della nostra società, del nostro vivere comune. È del tutto evidente che l'aiuto e le strutture degli enti pubblici non può bastare, ma non tanto per una questione di risorse, grande o piccolo, perché è concettualmente sbagliato pensare che si debba che ci si debba appoggiare solo così sulla grande mano misericordiosa degli enti pubblici. Migliorare l'ambiente dove siamo, contribuire al bene comune è una roba che riguarda anche noi, è una missione che dobbiamo avere noi come individui, come imprese, come organizzazione collettiva. Questa è la filantropia e il nostro ruolo è cercare di rendere la filantropia, mi lasci dire, uno stile di vita di una civiltà, non semplicemente un atto di generosità. E questa missione è anche sancita dalla nostra Costituzione. Quindi quale, a suo avviso e all'avviso di Fondazione Comunità Milano, sono i valori e quindi le pratiche dell'agire costituzionale che più dovrebbero caratterizzare la cittadinanza attiva e che caratterizzano ogni giorno il vostro lavoro? Ma guardi, la nostra Costituzione, senza essere troppo retorici, cercando di non essere troppo retorici, contiene dei principi, dei valori, delle direzioni, degli obblighi che è stupefacente come si rinnovino anno dopo anno, generazione dopo generazione, e rimangono davvero sempre vivi e rimangono davvero sempre di più una bussola a cui ispirarci. Ora, da questo punto di vista, c'è questo stupendo articolo 2 della nostra Costituzione che prima dice che la Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell'uomo e su questo siamo tutti d'accordo. E poi dice che la Repubblica richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà. Questo è un articolo stupendo, a mio modo di vedere, perché ci fa capire come nella logica della Costituzione, che è la logica del vivere in maniera sana, la solidarietà, lo dico ancora una volta, non è semplicemente la volontà di voler fare qualcosa per mondarci l'anima, ma è l'adempimento di un dovere inderogabile. E questo è stupendo, e la giurisprudenza, se mi permette parlo un secondo da giurista, la giurisprudenza legge da sempre questa idea del dovere, dell'adempimento del dovere di solidarietà, come un dovere pervasivo che si estende non solo nel rapporto tra appunto lo Stato e i cittadini, ma anche nel rapporto tra cittadini. Noi quando stipuliamo un contratto, quando abbiamo una relazione commerciale, quando abbiamo una relazione personale, dobbiamo essere reciprocamente solidali perché ce lo chiede la Costituzione e perché la Costituzione vuole evidentemente edificare una società più sana, più giusta e più collaborativa. Questo è l'insegnamento che oggi più che mai noi dobbiamo ricevere dalla Costituzione. Tutto quello che lei adesso ci sta dicendo, negli anni e sul territorio di sua competenza, come lo ha visto cambiare, se è cambiato, come lo ha visto concretizzarsi proprio nel ruolo del terzo settore anche come attivatore di cittadinanza attiva? Ma guardi, io credo che soprattutto nel nostro territorio di Milano noi dobbiamo essere da sempre, siamo e dobbiamo essere da sempre molto orgogliosi dell'impegno dei cittadini e della cittadinanza appunto per la solidarietà, per fare del bene. Abbiamo storie stupende, dalle vicende del Policlinico, faccio per dire, poi una struttura negli anni sempre supportata appunto dai nostri cittadini. Però io credo che questi siano gli anni in cui è necessario un cambio
di passo, che deve essere quello di portare la voglia, il desiderio, l'obbligo di fare beneficenza anche all'interno delle aziende. Perché, mi scusi se insisto su questo articolo 2, ma l'obbligo di essere solidali non può e non deve essere solo un obbligo del singolo cittadino, deve essere un obbligo anche delle imprese. E c'è una letteratura in tutto il mondo che insiste su questo punto e che sottolinea come adesso non sia più possibile immaginare le società e le imprese solo come orientate alla produzione di profitto per i propri soci, tutte cose giustissime che devono essere ovviamente continuate così a essere valorizzate, ma una porzione deve essere dedicata agli altri. Una porzione deve essere quella, deve essere destinata a restituire, diciamo così, alla collettività quello che l'impresa riceve dalla collettività. Il nostro compito come fondazione dei prossimi mesi sarà tra le mille cose anche questo, anche quello di cercare di aiutare le imprese a rendere appunto la solidarietà, il bene dell'ambiente in cui lavorano come un elemento di vanto della propria struttura, non come un qualcosa di più che può essere fatto. Grazie mille, buon lavoro e buona Civil Week. Grazie mille a voi, buon lavoro a voi. Ed eccoci qui con Giovanna Baderna, vicepresidente dell'Associazione Genitori Attivi dell'Istituto Comprensivo Italo Calvino di Milano. Siamo in zona Precotto e l'Istituto Comprensivo è composto da 5 sedi che vanno dalla scuola materna alla media inferiore per un totale di quasi 1.200 ragazzi. E questo istituto comprensivo è animato e insomma tenuto in piedi da un certo punto di vista, adesso e oggi vedremo come, da questa associazione, l'associazione Genitori Attivi. Quindi grazie mille Giovanna di essere qui con noi. Tu Grazie a voi di questo spazio. sei vicepresidente dell'associazione e anche quest'anno avete deciso di partecipare alla Civil Week. Sarà il vostro terzo anno, perché avete deciso di tornare e soprattutto che cosa vi portate a casa dall'edizione dello scorso anno? Allora, da sempre la nostra mission è di unire la scuola al quartiere, al territorio. E la Civil Week è un'ottima occasione per valorizzare e far partecipare tutte insieme quelle associazioni e quelle reti di contatti che noi riusciamo a sviluppare tra la scuola e il quartiere. Abbiamo fatto l'anno scorso, per esempio, siamo riusciti a fare una Civil Week che ha visto 12 associazioni che ruotano intorno alla scuola, ognuna animare un evento che si è quindi un percorso di 3 giorni su 3 quartieri interi. E anche quest'anno il tema sarà proprio quello di coinvolgere quelle realtà che nel quartiere rappresentano di più la comunità. Abbiamo portato a casa il risultato di una grande collaborazione, abbiamo imparato a collaborare di più fra associazioni e soprattutto un grande riconoscimento anche da parte della scuola dell'importanza di queste realtà. Facci un esempio, Giovanna, di una di queste collaborazioni che vi siete portati a casa grazie alla Civil Week. Allora, devo premettere che proprio il nostro impegno nella scuola, ormai da 20 anni a questa parte, è quello di collaborare con il territorio, aprendo la scuola al territorio, quindi abbiamo fatto un patto territoriale che permette alle associazioni che appartengono al patto di utilizzare i locali della scuola gratuitamente, di proporre iniziative, ma anche di fare un tavolo educativo in cui insieme alla scuola tutte queste realtà, alcune delle quali si occupano proprio specificamente di ragazzi, possono discutere i principi e le emergenze educative da portare avanti ogni anno. Questa cosa, nelle iniziative che abbiamo fatto, si è valorizzata perché in ogni iniziativa ciascun soggetto del patto, che sia un'associazione sportiva, che sia l'associazione musicale, che sia il comitato di quartiere che si occupa della storia del quartiere, ha avuto un approccio specifico. Quindi quello che si è visto è che l'insieme è maggiore della somma delle parti. Se ogni evento è preparato da più soggetti che hanno punti di vista specifici, l'evento è molto più ricco, più articolato
e riesce ad avere un impatto diverso sul territorio. Questa è una cosa bellissima che ha imparato anche la scuola. La scuola fa sempre un po' di resistenza, pensa che il compito dell'educativo sia quasi esclusivamente suo e ha un po' di diffidenza di quello che succede intorno. E invece la nostra scuola ha capito la ricchezza che può venire dalla collaborazione con le associazioni. Nella Civil Week di 2 anni fa abbiamo adottato una piazza, abbiamo riverniciato i cancelli della scuola, perché il cancello della scuola è il fronte della scuola sulla via dove passano le persone, quindi era un invito a accogliere e migliorare quell'ambiente di confine tra la scuola e il marciapiede. Ma poi la scuola e i bambini hanno decorato le panchine della piazza, abbiamo riempito, coperto con la vernice tutte le scrittacce che c'erano sui muri, abbiamo decorato con piantine, con i ragazzi, gli insegnanti hanno fatto dei lavori molto belli che sono rimasti anche appesi alle piante. Quindi l'amore della scuola per il quartiere e viceversa di tutte queste associazioni del quartiere che hanno lavorato anche per dipingere i cancelli della scuola. Quindi... Che cosa in questi 20 anni, tu hai parlato di 20 anni di lavoro e tra l'altro possiamo anche dirlo, i tuoi figli sono diversi anni che hanno finito la scuola media, ma tu come altri genitori hai deciso di rimanere, di portare avanti questo impegno sul territorio. Quindi in questi 20 anni che cosa, quale impatto generativo avete visto concretizzarsi sul vostro territorio? Grazie alla collaborazione con la scuola, ma proprio grazie al vostro anche attivismo. Il fatto stesso che un terzo almeno dei nostri iscritti sia già uscito dalla scuola è la dimostrazione del fatto che abbiamo attivato delle iniziative che hanno realizzato anche le aspirazioni delle persone. Noi abbiamo fatto di tutto, dai corsi musicali, teatrali per i ragazzi, alla collaborazione per valorizzare le buone pratiche degli insegnanti, al volontariato, alla sensibilizzazione delle famiglie sui temi sociali, alla stimolazione di un comportamento prosociale nei ragazzi con volontariato o con affrontare appunto tematiche specifiche, la panchina rossa, eccetera. Queste cose vanno oltre il fatto che tuo figlio sia a scuola. E queste famiglie che sono rimaste sono quelle che si sono rese conto di quanto è stato importante per loro essere a scuola in quel momento, quando c'erano queste cose, cioè come ha cambiato il loro rapporto con la scuola, essere protagonisti attivi di cose che si facevano all'interno. Io credo che questo sia un contributo che abbiamo dato, che è stato recepito poi anche dalla scuola, importante, e aver collegato le realtà esterne tramite noi, che quindi siamo un'associazione, che abbiamo una certa continuità, che siamo famiglie che abitano nel quartiere, associazioni che avevano scopi specifici e lavoravano per il quartiere alla scuola, è stata un'altra cosa che credo non si potrà più cancellare. Per fortuna le associazioni sono tante, hanno i loro alti e bassi, si alternano, ma facendo rete c'è sempre una proposta viva intorno alla scuola. Ci hai raccontato delle proposte vive che poi sono diventate azioni e che avete messo in campo anche 2 anni fa in occasione della Civil Week e poi l'anno scorso tutta la rete che avete creato o rafforzato sempre grazie alla Civil Week. Perché dunque quest'anno avete deciso di partecipare e che cosa porterete? Allora, quest'anno abbiamo anche altri progetti con la scuola, quindi non siamo riusciti noi proprio come associazione di genitori a sostenere le 12 iniziative che abbiamo fatto l'anno scorso, ma abbiamo scelto le 2 più simpatiche, che sono queste. Alla chiesetta della Maddalena, che è una chiesetta del nostro quartiere, contiene affreschi del 600, e è candidata quest'anno come luogo del cuore FAI, svolgiamo un concerto di sera. La chiesetta normalmente è chiusa al pubblico. Noi abbiamo fatto questa esperienza l'anno scorso con i nostri ragazzi che seguono i corsi di musica, con l'associazione del quartiere Precotto, che è un'associazione prevalentemente di anziani, ma molto legati a tutti gli aspetti storici del quartiere,
Conviprego, che è un'associazione che vuole valorizzare le comunità intese come collaborazione, ricreazione, cultura, con l'associazione della cooperativa edificatrice Primo Maggio, che è una casa di ringhiera storica del quartiere che ha più di 100 anni. Quindi con gli scout, eravamo 12 associazioni. Tutti questi si sono uniti, ognuno portando il loro pezzettino, abbiamo fatto questo concerto che è stato magico. Di notte, con le luci nel parco, all'aperto e poi con visita della chiesetta. Quest'anno lo vogliamo rifare, aumentando ancora di più la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini. E poi un'altra cosa molto carina è stata all'interno della casa di ringhiera, la cooperativa Primo Maggio Precotto del 1910, quindi che già da allora si è sempre chiamata Primo Maggio, un laboratorio aperto di danze popolari in cui facciamo ballare tutti i cittadini che vogliono, in questo anfiteatro creato dalla casa di ringhiera, che è su tre lati come in un teatro elisabettiano, insomma, poi vede queste danze nel cortile. È una cosa che poi ha portato diversi abitanti della casa a venire a frequentare il laboratorio di danze, che è sempre una fucina di proposte, perché la cosa secondo noi importante, più degli eventi, è di fare una serie di cose che siano culturali, ma anche ricreative, socializzanti, ma continuative. Perché quando riesci a organizzare un'iniziativa continuativa, poi questa diventa un generatore di proposte. Per esempio, noi andiamo spesso a inaugurazioni di panchine rosse, feste popolari, eccetera, ma anche i nostri ballerini vengono da altre esperienze nei loro quartieri, nelle loro associazioni, per cui pian piano c'è una contaminazione, per cui ci si iscrive reciprocamente nelle varie associazioni, ci si sollecita a affrontare magari temi che non si erano presi in considerazione, a frequentare anche i quartieri limitrofi. Noi siamo contentissimi di questo corso di danze popolari anche per questo aspetto. Senti Giovanna, Civil Week 2024, la Costituzione siamo noi, questo è il titolo della prossima edizione. Che cosa fa risuonare in voi, nel vostro operato, questo titolo, questo tema dell'edizione 2024? Il concetto della sussidiarietà orizzontale, che è quello che noi siamo finalmente riusciti a ottenere con il patto territoriale della nostra scuola. Il nostro patto territoriale, che come ho detto prima è un tavolo di discussione dei temi educativi, ma è anche un momento in cui la scuola apre le sue strutture al territorio e alle associazioni, è proprio per definizione il riconoscimento del fatto che le attività che queste associazioni fanno per i ragazzi e per le famiglie sono complementari a quelle che fa il comune, che fa la scuola, che fanno le istituzioni, e sono pienamente riconosciute come utili ed importanti. Quindi questo riconoscimento delle attività sociali, culturali che fa l'associazionismo va oltre il diritto di esistere l'associazionismo. Cioè la Costituzione dice che sono sostenute le associazioni in quanto sono un modo dei cittadini per esprimere i loro bisogni e soddisfarli. Ma qui con l'articolo 118 dice di più, cioè dice che è un dovere delle amministrazioni venire incontro alla possibilità di queste associazioni di essere sussidiarie nell'azione per il bene comune, che sarebbe tipica delle istituzioni. Noi col nostro patto territoriale siamo praticamente una delle 13 scuole campione in Italia per riuscire a estendere questa iniziativa dei patti di collaborazione educativa in tutti i comuni. Siamo la terza scuola a Milano che ha un patto territoriale, siamo state la seconda a sottoscriverlo e siamo ancora adesso oggetto di studio dell'Università Bicocca, del Ministero e di ricerche anche del CSV e di organismi vari per riuscire a promuovere analogamente a noi questi patti. Grazie mille Giovanna, grazie davvero, ma prima di salutarti ti chiedo, dacci tre motivi per cui vale la pena venirvi a trovare durante la Civil Week. Il primo è perché siamo simpatici, quindi vi divertirete sicuramente.
Poi perché c'è la musica, sia alla chiesetta dove ci sarà un repertorio classico in questo ambiente suggestivo di luci nella notte del parco, sia alle danze popolari dove ci sono musiche che si sono tramandate per secoli perché sono proprio nello spirito dei popoli, sono danze internazionali. Quindi vi divertirete, ascolterete musica. E poi perché tutti e due questi luoghi che abbiamo scelto, la chiesetta ma anche la cooperativa di Ringhiera, che ancora adesso è una cooperativa a proprietà indivisa, una delle due ancora esistenti a Milano, sono patrimoni storici, culturali da preservare, non solo dal punto di vista artistico, architettonico, ma proprio anche dal punto di vista immateriale, per quello che rappresentano, e vanno coltivate e tramandate e fatte conoscere. Quindi venite a scoprirci. Grazie. Civil Week è promossa dal Comune di Milano, Corriere Buone Notizie e Forum Terzo Settore, in collaborazione con il Centro di Servizio per il Volontariato di Milano e Città Metropolitana, con il sostegno di Fondazione di Comunità Milano, Fondazione Comunitaria Ticino Olona, Fondazione Comunitaria Nord Milano e Regione Lombardia, con il patrocinio di Città Metropolitana di Milano.